ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arana Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pane ebraico challah. Questa parola deriva sempre dall'ebraico challal, che significa rompere, tagliare. Infatti si dice che quando il prete, sempre ebraico, Kohain morì, si decise di prendere un pezzo di questo impasto prima di intrecciarlo e bruciarlo nel nome dell'Altissimo. Questo pane viene creato e consumato durante la festa dello Shabbat, che corrisponde dal tramonto del venerdì sera fino al tramonto del sabato sera. Prima di fare questa festa o rituale, si fa sempre la preghiera del Kiddush. Questo pane viene creato tutti i venerdì da tutte le donne ebraiche, veramente famosissimo e buonissimo. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di farina zero o manitoba, 130 ml di acqua a temperatura ambiente, 2 uova, 30 g di zucchero semolato, 8 g di sale, 7 g di lievito seco, 40 g di miele e 60 ml di olio di semi di mais. Per prima cosa ci occupiamo del lievitino e ci servirà l'acqua, il lievito, il miele e 2 cucchiai di farina. Poi mescoliamo tutto per bene. Così com'è lo lasciamo a lievitare nel forno spento per un quarto d'ora. Nel frattempo prendiamo una ciotola e ci mettiamo dentro le uova, lo zucchero e l'olio. Poi mescoliamo tutto per bene con delle fruste. Ora aggiungiamo il nostro lievitino. Lo togliamo bene dai bordi e mescoliamo tutto per bene con una frusta. A questo punto prendiamo una ciotola più capiente e ci mettiamo dentro la nostra restante farina, il sale, con un cucchiaio mescoliamo il tutto per bene, proprio in questo modo. Poi aggiungiamo il composto che abbiamo fatto in precedenza e iniziamo ad impastare con le mani. Quando vediamo che il nostro impasto inizia a compattarsi, lo trasferiamo sul nostro piano di lavoro e lo lavoriamo per 10 minuti. Seguite attentamente i movimenti della mia mamma perché sono molto importanti. Passati i 10 minuti di lavorazione, prendiamo il nostro impasto, creiamo una palla, lo trasferiamo in una bowl più capiente ricoperta d'olio, poi la copriamo con della pellicola alimentare trasparente e la lasciamo lievitare per 2 ore nel forno spento. Guardate com'è venuto bene il nostro impasto dopo 2 ore di riposo. Ora lo schiacciamo leggermente con le mani in modo da eliminare l'aria. Poi lo prendiamo con molta cautela, lo trasferiamo su una bilancia e lo dividiamo in 6 parti uguali. Ora con i nostri pezzi di impasto formiamo delle palline e poi li lasciamo a riposare coperti con pellicola alimentare trasparente direttamente sul nostro piano di lavoro per 10 minuti. Passati 10 minuti prendiamo le nostre palline, le mettiamo sul nostro piano di lavoro leggermente spolverizzato con della farina, poi creiamo delle specie di rettangoli aiutandoci con un mattarello come sta facendo la mia mamma. Quando avremo fatto il nostro rettangolo, lo arrotoliamo su se stesso, bello stretto, proprio in questo modo. Fatto ciò, lo prendiamo, lo giriamo e lo allunghiamo con le mani finché non raggiungerà le misure di circa 40 cm. A questo punto lo copriamo
con la pellicola alimentare trasparente e lo mettiamo da parte. Continuiamo così con tutti gli altri pezzi. Dopo averli stesi per bene, li schiacciamo a tre come sta facendo la mia mamma, proprio in questo modo, poi li schiacciamo tutti insieme. Perfetto! A questo punto iniziamo ad intrecciare e prendiamo quello che era l'ultimo dalla parte di destra e copriamo le punte. Facciamo la stessa cosa però con quello di sinistra. Poi riprendiamo quello di destra, lo mettiamo in mezzo. Prendiamo il laterale, sempre quello dalla parte di destra, e lo portiamo a sinistra a coprire in questo modo. Prendiamo quello di prima di destra e lo portiamo nella parte sinistra come sta facendo la mia mamma. Prendiamo l'ultimo di nuovo a sinistra e lo mettiamo a coprire in questo modo. Prendiamo quello di destra e lo mettiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a sinistra e andiamo a ricoprire di nuovo in questo modo. Prendiamo quello di destra e lo portiamo nel mezzo. Prendiamo di nuovo quello, l'ultimo a sinistra, e andiamo a coprire in questo modo. Prendiamo quello di sinistra di prima, lo portiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a destra e lo portiamo a sinistra a coprire. Prendiamo quello a destra e lo portiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a sinistra, lo mettiamo a coprire in questo modo. Poi prendiamo sempre quello di prima a sinistra e lo riportiamo in mezzo. Prendiamo quello di destra, lo mettiamo a coprire sempre verso sinistra. Prendiamo quello a destra e lo mettiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a sinistra e andiamo a coprire di nuovo. Prendiamo quello che era a sinistra e lo portiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a destra e mettiamo a coprire come sempre. Prendiamo quello che era a destra, lo portiamo in centro. Prendiamo l'ultimo a sinistra, mettiamo a coprire dalla parte di destra. Prendiamo quello che era a sinistra, lo riportiamo nel mezzo. E continuiamo così finché non lo finiamo. Sempre lo stesso procedimento. Ok, ci siamo quasi. Perfetto. Gli ultimi ritocchi, quindi direi che abbiamo quasi finito. Finiamo di intrecciare, sempre seguendo lo stesso procedimento, solo che ovviamente avremo dei pezzi sempre più piccoli. Ok. Prendiamo l'ultima parte, la mettiamo sotto e abbiamo completato il nostro challà. Ora che abbiamo finito, prendiamo il nostro impasto, lo trasferiamo in una teglia coperta di carta da forno, lo sistemiamo per bene, poi lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento fino al raddoppio. Il nostro impasto ha impiegato 2 ore a raddoppiare. Ora sbattiamo per bene un uovo aiutandoci con una forchetta. Poi cospargiamo con l'uovo tutto il nostro challà. Ora lo cospargiamo con i semi di sesamo, poi lo cuociamo a forno normale 180 gradi per 25-30 minuti, ossia fino alla doratura. Ecco come si presenta il nostro pane appena finito di cuocere. Ora lo lasciamo raffreddare per almeno 30 minuti prima di tagliarlo su una griglietta. Ma guardate che meraviglia di un pane che ci è venuto, ragazzi! Noi volevamo farvi vedere anche com'è all'interno. Ma guardate che meraviglia!
meraviglia di un pane, ragazzi! Che bello, morbido, soffice! Bene, ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un challà! Beh, ragazzi, che dirvi? È favoloso, è buono, sofficissimo, delicato. Veramente, vi assicuro che può essere accompagnato sia a qualcosa a colazione, sia a pranzo, perché è veramente versatile. Farete un grandissimo figurone con i vostri invitati, perché oltre ad essere bello, è buonissimo, veramente. Insomma, ragazzi, ve lo consiglio, è assolutamente da provare! Bene, ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao, ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.